pensato lì nelle fasi di insediamento della giunta, diciamo con la presenza dell'indipendente comunale, in modo tale da evitare che voi, se voi venite a sapere chi sono negli assessori e quali sono le deleghe assegnate. E anche perché è come momento, diciamo così, di condivisione sia di questo successo elettorale, ma anche come momento di condivisione di quelli che sono gli obiettivi che l'amministrazione e l'ente si deve dare per poter evitare, diciamo così, aspetti di disfunzione nei servizi e per poter anche, diciamo, dare risposte alla comunità. È chiaro che quello che noi ci siamo impegnati a fare e per la comunità l'abbiamo scritto nel programma elettorale, e quel programma elettorale lo seguiremo, diciamo, in maniera fedissima. Eppure è chiaro che se ne riusciremo a fare qualcosa in più di quello che abbiamo scritto, è tutto di guadagnato per la comunità. Tra l'altro, al di là di qualsiasi aspetto, il sindaco che ha secondo mandato per legge non si può ricandidare, quindi nessuno può avere il dubbio che si stanno facendo queste cose perché il sindaco si deve andare a ricandidare, quindi solo esclusivamente per un fatto di carattere elettorale. Voi sapete bene che io in 5 anni ho guardato da quelle che sono le risposte da dare alla comunità, indipendentemente dall'aspetto elettorale, e quando c'è stato di dire no, ho detto no perché mi sono reso conto che non ci sono più le condizioni per fare certe cose che magari si facevano prima. Il momento è particolare, perché che soprattutto diciamo, opera nell'ambito del settore dei tributi, del settore finanziario, ma anche in modo particolare in questo settore, sapete, diciamo, che è un po' qualche voce che circola, che la situazione economica è quella che è. Non è una situazione economica difficile perché l'ente, come si sta dicendo, ha debiti particolari o debiti particolari. C'è una situazione difficile perché non arrivano più risorse da parte dello Stato, per la cosa che è stata detta che dal 1 gennaio lo Stato non trasferisce più nulla. È la verità, non è un messaggio elettorale, non è un passaggio che si è voluto fare per capire il senso, per giustificare le difficoltà. È la sacrosanta verità. Così come nella regione continua, nonostante il nuovo governo regionale, a tagliare il fondo per le autonomie locali. Infatti dobbiamo capire che questo taglio è a morte, perché si sono voci discordanti, che dice il 10%, che dice il 20%, ma il taglio c'è. Ma la cosa peggiore è che non continua a rispettare quelle che sono le scadenze del trasferimento delle trimestralità. Cioè quelle che una volta avvenivano, nei trasferimenti avvenivano a scadenze prestabilite, che poi sono state le scadenze, diciamo, che ci sono state dall'istituzione della regione. Negli ultimi 3 anni, ora siamo quasi a 3 anni, sono saltate completamente, cioè non rispettano più i saldi, non rispettano più gli acconti. Ad oggi, e parliamo del 2013, non abbiamo avuto un acconto su quelli che sono i trasferimenti regionali, su quella quota che è rimasta dei trasferimenti regionali. Capite bene che questa situazione mette in forte crisi di liquidità di cassa all'ente e quindi sostanzialmente crea difficoltà nei pagamenti. Fino a questo momento gli stipendi li abbiamo pagati, i contributi oggi li abbiamo pagati, seppure con difficoltà, però abbiamo problemi di questo tipo. Oggi ne ho pensato di fare giurare gli assessori davanti ai dipendenti comunali per questo fatto di immediatezza. Tra l'altro vedrete nell'ambito del giuramento che negli assessori, seppure il numero ridotto, perché per legge siamo passati da 6 a 4 e diciamo sono rimasti impagati, cioè nell'ambito della lista noi per Palazzolo abbiamo trovato questo momento di sintesi e questo accordo, che al momento partono gli assessori che già avevano l'esperienza proprio per consentire di dare quelle risposte immediate alla comunità, che poi non sono risposte di grandi cose che faremo, sono le risposte che l'ordinario, quello che si è fatto fino a questo momento, deve poter continuare, diciamo così,
ad essere a svolgersi nella sua quotidianità nonostante le difficoltà. E quando parlo di ordinario faccio riferimento ai servizi, che sono i servizi essenziali per la comunità. Da un lato c'è il discorso della raccolta e smaltimento dei rifiuti, dall'altro c'è tutto il discorso dei servizi diciamo sociali. Perché ne voglio limitarmi soltanto a questi due aspetti? Perché abbiamo due situazioni in particolare. Per i servizi sociali, essendo scaduto il piano di zona al 31 dicembre 2012, stiamo andando avanti con dei residui che erano nel piano di zona e residui che avevamo nell'ambito del bilancio. Al 30 giugno però non sappiamo più cosa fare, perché nel contempo la regione non è stata in grado di emanare le linee guida per il nuovo piano di zona, e quindi non si sta mettendo in condizione ai 16 comuni, ma anche a tutti gli altri comuni, ma io parlo dei 16 comuni del distretto 48, non si sta mettendo in condizione di fare le progettualità necessarie per poter mandare avanti i servizi. Quindi come tale abbiamo questa scadenza imminente del 30 giugno, alla quale noi stiamo guardando con preoccupazione, perché non avendo bilancio non sappiamo mai cosa fare, e c'è il rischio che si fermano i servizi ai disabili, i servizi di assistenza domiciliare, cioè servizi che sono un servizio essenziale alla persona. Da qui quindi l'idea condivisa dall'interno diciamo della lista di fare ripartire Fabrizio con la stessa delega, che non dico che farà miracoli, perché nessuno di noi è in grado di fare miracoli, ma che quantomeno già sanno sostanzialmente su che cosa andare a lavorare, e insieme a quelli che saranno negli uffici dei servizi sociali capire come poter trovare una soluzione quantomeno per i 2-3 mesi della stagione estiva, per evitare proprio l'interruzione di questi servizi che noi riteniamo e che tutti capite sono importanti. Fabrizio, oltre alla delega dei servizi sociali, avrà un altro carico, che è un altro macigno che gli peserà nonostante la sua consistenza fisica, che alla fine potrebbe fare pensare che magari non ha questa capacità di poterlo supportare. Dovrà seguire il discorso ambientale, l'ecologia, perché avendo un numero minore di assessori necessariamente abbiamo dovuto accorpare le rubriche. In questo momento abbiamo pensato di fare lavorare insieme i servizi sociali e in ecologia e ambiente, perché per le modalità come andiamo avanti nel gestionale comunque di reperimento del personale, le cose tante volte chi è che lavora nell'ambiente, nel servizio di spazzamento delle strade, di raccolta dei rifiuti, tante volte è gente che nel contempo viene assistita dai servizi sociali. Così a questo punto un unico assessore dovrebbe sintetizzare o comunque fare la sintesi su questi aspetti. È chiaro che Fabrizio sarà aiutato sia dall'assessore uscente Ramo, al quale abbiamo chiesto una disponibilità, dovrà essere aiutato dagli uffici, perché il momento è particolare, e perché ci siamo presi anche un altro impegno, ci siamo presi l'impegno che questo servizio deve a questo punto piano piano essere impostato su metodi organizzativi diversi, sia perché lo vuole la nuova amministrazione, sia perché la normativa vigente impone di guardare anche al territorio. Stiamo cercando di fare un salto a questo servizio, cioè anziché organizzato a livello comunale, organizzato e coordinato a livello comprensoriale per il tramite dell'Unione. Cioè, c'è un gruppo di lavoro che l'Unione già hanno fatto i primi incontri, e dovrebbero ritornare un pochino a incontrarsi, ma da qui a dicembre dobbiamo avere l'idea di come il servizio va avanti. Se non riusciremo a fare questo ragionamento a livello di comprensione e di unione, per legge, fino a quanto rimane questa legge, dobbiamo metterci in testa che il servizio potrebbe passare alla società provinciale e quindi come tale essere gestito, per come in questo momento si sta gestendo l'acqua nei comuni in cui hanno insegnato. Quindi Fabrizio, come servizi sociali, ha
e le altre cose che aveva prima, servizi cimiteriali, verde pubblico, e politiche giovanili. In questo momento abbiamo pensato alle politiche giovanili proprio perché più vicine un pochino poi anche come ufficio col discorso diciamo così dei servizi sociali. Per Paolo c'è una conferma, assessore designato nel turismo, sport e spettacolo. Prima lo sport non ce l'aveva, è un auspicio da praticarlo anche a lui. Lo sport è il proprio sportivo, ha fatto dei vittime, guarda, sta lavorando impegnativo. Ho pensato di riconfermare l'Avice nel sindacato, ma proprio perché lui ha fatto questo percorso di vice sindaco, siccome il sindaco ha bisogno per tutta una serie di motivi di interrompere qualche giorno, soprattutto in occasione del lieto evento che dovrebbe arrivare a fine agosto, quindi ho pensato a Paolo Santo proprio perché avendo già maturato questa esperienza in questo primo momento, diciamo come vice sindaco, è giusto da che è fatto da lui, un altro, e ne poteva dire ne dicendo dovevo essere io, non è una cosa che si vedrà in un secondo momento. Paolo, oltre al discorso del turismo, sport e spettacolo, in primo luogo, se lo vedete nella determina, perché c'è scritto bene culturale. Si è tanto parlato della fruizione del bene culturale, del coordinamento. Questo diventerà prioritario anche perché, ne parliamoci chiaro, di spettacoli ormai non ci sono grandi risolte, quindi non si potranno fare grandi cose. Paolo alla fine è bravo, riesce sempre a trattare, a mediare da buon commerciante perché ce l'ha il sangue, e poi riesce a fare spettacoli di un certo livello anche con poche risorse. Però dobbiamo dare quell'impronta, oltre agli spettacoli, che è un fatto momentaneo, è un fatto stagionale, dobbiamo dare l'impronta invece dell'organizzazione dei servizi al turista, l'offerta turistica integrale, un termine che è molto utilizzato, molto quasi sempre ricorrente, ma poi di fatto un po' nel meridione, soprattutto in Sicilia, di offerta turistica integrata ne vediamo poco, anche vediamo molta disorganizzazione. Dobbiamo tentare di uscire da questi scollamenti che ci sono anche nel nostro paese, volendo fare presente invece di fruibilità del nostro patrimonio mondiale, sì, le chiese sono chiuse e tante altre cose sono chiuse che non dipendono dal comune, dobbiamo riuscire a trovare un modo come lo potrebbe fare. Così come voglio anticipare, abbiamo bisogno che l'ufficio turistico sia nel palazzo municipale. Parecchi hanno criticato la mia scelta di interrompere l'affitto dell'ufficio per le piazze. Non era solo per un fatto economico, il fatto economico è importante, era un fatto che non si può giustificare che noi abbiamo degli immobili comunali che stiamo vendendo e nel contempo vediamo in affitto per una sede. Quindi, siccome è importante che la sede deve essere fatta nel palazzo municipale, perché deve essere nel palazzo, nelle città, io lo trovo nel contatto strategico con ingresso possibilmente dalla piazza, dobbiamo studiare il modo come poter avere questo ufficio turistico con il cancello del comune sempre aperto e con una bella linea o con una bella indicazione ufficio turistico, la gente deve entrare nel palazzo municipale dell'Aquila e deve poter andare all'ufficio turistico possibilmente anche alle ore di pranzo, perché se l'avete visto bene, l'avete visto tutti, perché siamo al palazzo municipale, ne altri turisti, i cicloturisti, ne ci vediamo all'ora di pranzo. Quando internet sono una piazza, neanche sostanzialmente abbiamo un ufficio chiuso, o comunque ne siamo in pausa nella pratica. Dobbiamo fare in modo che queste cose non si verifichino nell'interesse nostro della comunità, non dell'amministratore di turno e dell'assessore di turno. Con questo atrio comunale dove entrando vedono questi carretti che non mi fanno sparire, e con un minimo di accoglienza, soprattutto d'estate all'interno dell'atrio comunale, io sono convinto che faremo una bella cosa, anche perché daremo la sensazione che il municipio è sempre aperto ed è sempre aperto per la comunanza e l'ospitalità. Questa è una cosa che non volevo dire perché è una di quelle cose che vorremmo fare
oggetto della compressione delle reti, e quindi da questo punto di vista la Gian si sta allenando, perché alla pubblica istruzione abbiamo aggiunto, ma non è un'aggiunta, le attività ce l'hanno prima, il personale, la polizia municipale, i servizi informatici, perché l'idea è sempre quella di puntare sulla nuova tecnologia e quindi di dare diciamo così, un'ulteriore spinta all'informatizzazione dei servizi, perché delle cose le abbiamo fatte, però ancora i cittadini utenti non li stanno utilizzando più di tanto, quindi li dobbiamo pubblicizzare e possibilmente li dobbiamo rendere più immediati. Alessandra, ho dato anche una delega da particolare, che è una delega che mi ha assillato in 5 anni e che di solito poi le chiamano sempre assillo, che è randagismo. Quindi legato a un discorso di polizia municipale c'è anche il discorso del randagismo, perché per l'operazione che abbiamo concordato, per parlare già si sono iniziati i controlli, non dobbiamo portare avanti. Dobbiamo fare capire alle persone, questa cosa è un messaggio per tutti, che i cani di proprietà vanno registrati e sterilizzati. Se troppo sono dei cani bastardini, noi glieli sterilizziamo all'ambulatorio, diciamo a gratis, una bastardina del 2,50 euro. Quindi perché fare diciamo procreare questi cani, che poi questi cuccioli vengono abbandonati? Perché il problema consiste nell'abbandono dei cuccioli e quindi in tutta una serie di situazioni che scappano a seguito dell'abbandono dei cuccioli. Dico questo sì, però intanto noi pensiamo che abbiamo fatto un ottimo lavoro all'interno del centro di Tampa, se molliamo ritorniamo alla situazione di partenza. Dobbiamo ora a questo punto nelle aziende agricole fare capire che vanno tenute e fanno capire e sterilizzando per chi li vuole sterilizzare, per chi non le vuole sterilizzare poi si assume l'onere che se ci sono dei cuccioli, quei cuccioli che devono andare non devono trovare neanche poter guardate che il randagismo è un fatto che rientra nel concetto di decoro del paese, nel concetto della poi di civiltà, perché il rapporto con persona, cioè uomo, animale, è poi un fatto di civiltà. Alessandra Lavana, questa è la rubrica, oltre al commercio e all'artigianato, lì si farà aiutare dal marito, perché abbiamo preso degli impegni ben precisi, ed uno degli impegni è quello di fare rispettare il regolamento per un ambulantato. Questa cosa la voglio sostenere perché sarà una cosa sulla quale l'amministrazione chiederà il regolamento sulla scuola è chiaro, perché ormai l'abbiamo anche nel registro integrato, ma il fatto di rispettare come fatto di privatizzare nell'ambito dei servizi per la polizia. Passando aeroporto, è una conferma di quelle che sono le rubriche del lavoro pubblico, urbanistica, le politiche energetiche ce l'avrà un aeroporto, e ora spiego anche perché ho fatto tempo e perché è una conferma anche in questo caso, perché sapete bene che nei 5 anni abbiamo preso numerosi finanziamenti. Di questi finanziamenti, in buona parte ancora stiamo aspettando il trasferimento delle risorse. E quindi già qualcuno che sa di che cosa stiamo parlando e di che cosa dobbiamo andare, a quale punto siamo arrivati, è importante, perché a questo punto quei finanziamenti si arriveranno, perché questo è sempre un punto interrogativo, e dobbiamo essere in grado di appartarne alle loro, ma soprattutto dobbiamo darci dell'obiettivo. Che se una cosa la facciamo la dobbiamo portare a termine. Infatti sono contento di quelle poche cose che abbiamo fatto, che alla fine le abbiamo portate a termine. Vedi il palazzetto dello sport, che se non fossimo stati lì sempre a sollecitare, ci sarebbe voluto un altro finanziamento per poter completare il lavoro. Invece oggi il comune, la municipalità, la comunità ha il palazzetto dello sport. Vedi la chiesa madre, se non fossimo stati lì a rompere nella testa le scatole a tutti, alla fine possibilmente sarebbe ancora così. Quindi poche cose, perché ormai non è il momento della comunità, ma quelle cose lì dobbiamo tendere a portarle al movimento, e siccome tra le cose da portare al movimento ci sono dei lavori in corso che Rodolfo conosce bene, vedi il progetto di riqualificazione della legge orologica,
che è invasa, diciamo così, è inoltrata dai lavori, venite nel frigo macello, venite, speriamo al più presto da questo discorso, tutto accade. Questa volta ci siamo dati l'obiettivo di seguirli attentamente, se possono, i lavori ne fatti a casa nostra, per poterle fare, per concludere, poterle fare concludere nel migliore modo e consentirne poi la gestione nel futuro. Quindi a questo punto le politiche energetiche sono un'altra cosa. Il comune spende troppo di energia elettrica. Non abbiamo soldi per poter aiutare uno dei nostri creditori maggiori, per non dire il nostro debito maggiore ce l'abbiamo proprio con il fornitore di energia elettrica, che sapete bene che per cercare di evitare alcune cose ne abbiamo fatto un cambio più anni fa tra Enel e Edison, ultimamente ne abbiamo adottato un altro, quindi avremo un altro fornitore che ci consente questi campi di risparmiare, però sostanzialmente ci consentono anche di ripianare gradualmente il debito contratto col fornitore precedente. Il comune spende quasi 1 milione di euro l'anno solo di consumo di energia elettrica. Capite bene che è una spesa eccessiva. Dobbiamo trovare formule con l'aiuto anche di tutti voi, soprattutto negli uffici, per cercare di risparmiare anche per un uso più razionale e intelligente che facciamo all'interno dei singoli. Questa cosa ve la voglio dire perché è una cosa estremamente importante. Uno degli edifici più energivori, cioè uno degli edifici dove si consuma maggiormente l'energia elettrica, sia per la grandezza, sia è proprio. Quindi come tale vedremo piano piano come ne mettere in atto tutta una serie di meccanismi che ci possono portare a contrarre questo consumo. Sicuramente non vi facciamo stare senza luce, ecco, sicuramente non vi faremo mancare nulla. Però degli accorgimenti che dobbiamo prendere, sia al comune sia soprattutto nelle scuole, dove passando la sera e vedendo quelle luci accese, alla fine uno pensa, dice, se fosse casa nostra sicuramente la luce non la lasceremmo accesa tutti. Quindi queste cose un po' deve avere nel comunicare per farvi capire su che cosa ci metteremo. Primo obiettivo che ci siamo dati, il bilancio di previsione. Io spero di poterlo fare, da approvare, comunque di portarlo in consiglio entro. Ecco, dobbiamo fare in modo che va bene, passiamo al giuramento degli assessori, così poi gli assessori una volta portata che ce ne serve qua. Le condizioni prestano il giuramento davanti al sindaco e al segretario comunale che redige un processo verbale. Quindi ci apprestiamo a fare il giurare gli assessori, che siamo con l'avvocato Paolo Sandalo. Questa cosa che stiamo facendo per la giunta la faremo anche per il consiglio comunale. Dopo nel 25, costituitevi e diciamo così, insediate il consiglio, faremo un incontro del presidente comunale dopo aver piacere di presentare il presidente, il vicepresidente, dei consiglieri e coinvolgendo anche quelli che stanno dall'altro lato, così gli indipendenti sanno subito un pochino di chi sono i consiglieri uno per uno. Allora, come termina il numero sindacale numero 33 del 17 giugno 2013, si è proceduto alla nomina dell'assessore comunale dell'avvocato Paolo Sandalo, nato a Siracusa il 16 maggio 1968, residente in Palazzo dei Greci, decidono di fregare il numero 49, che in osservanza il discorso di quell'articolo 15 della legge di 1992 è tenuto a prestare il giudicamento davanti al sindaco con la formula di cui all'articolo 16. Dell'articolo 45 della legge 1663. L'anno 2013, il giorno 17 del mese di giugno, nella sede comunale in piazza del Popolo Comune, innanzi al sottoscritto, dottor Sebastiano Grandi, segretario generale del Comune di Palazzo del Grande, è comparso l'avvocato Paolo Sandalo, sottolineato generalizzato, nominato assessore comunale, il quale, alla presenza del sindaco, dottor Carlo Cittetti, eletto nelle elezioni amministrative del 9-10 giugno 2013, e nei suoi indicati testimoni ha prestato ad alta voce formale giuramento secondo la prescritta formula. Giuro di aggredire le mie funzioni col popolo e coscienza nell'interesse del comune, della comunità, nell'interesse della Repubblica e della regione.
L'anno 2013 è nato con l'assessore il sindaco di Terni nel 1933, l'assessore comunale il signor Fabrizio Corradino nella Palazzo da Creta il 30 giugno del 65, residente in Palazzo da Creta e Diego Ribardi 190. L'anno 2013, il giorno del 13 di marzo, nella sede comunale, piuttosto che sono grande segretario generale, è comparso il signor Fabrizio Corradino, che è realizzato l'assessore comunale, il quale è la presenza del sindaco, il dottor Carlo Scintetti, del sottoscritto e di tutti i legati testimoni, che è stato da stavolta sicuramente del mondo della scritta porta. Giuro del dentro delle funzioni, con stupa e coscienza, nell'interesse del comune, l'armonia degli interessi della Repubblica e della Regione. Anticipare un incarico in cui sostanzialmente i consiglieri
Diremo di essere presente nel comune, se fosse l'assessore, in modo da capire quali sono i problemi del comune, trovarsi preparato nel momento in cui poi verranno chiamati per chi che ne avrà la possibilità a svolgere quel ruolo.